Open Access è accesso libero e senza barriere al sapere scientifico. Un lavoro scientifico è Open Access quando puoi leggerlo e riutilizzarlo liberamente citando l'autore. Hai molti modi per rendere accessibili le tue pubblicazioni scientifiche. Scegli la strategia migliore per pubblicare la tua ricerca in Open Access. L'Università di Bologna promuove l'accesso aperto nelle forme Green, Gold e Platinum. Il Green Open Access è la disseminazione in rete, in forma gratuita e libera, del PDF della tua pubblicazione scientifica attraverso il repository istituzionale. È sempre gratuito, ma gli editori ti possono imporre condizioni restrittive sul tipo di versione da depositare, sulla licenza di distribuzione della versione depositata, sulla durata del periodo di embargo. Verifica o negozia le condizioni del Green Open Access con l'editore prima di inviare il manoscritto e assicurati di poter rispettare gli obblighi previsti dalla policy di Ateneo e dagli enti finanziatori della ricerca. Il Gold Open Access è la pubblicazione immediata in forma gratuita e libera attraverso editori che garantiscono la peer review e servizi editoriali di qualità. Non ti richiedono la cessione dei diritti d'autore e distribuiscono le tue pubblicazioni con licenze aperte che ne consentono il riuso etico e il deposito nel repository istituzionale. Applicano tariffe di pubblicazione che coprono i costi dei servizi offerti e ti propongono condizioni agevolate se la tua ricerca non ha un finanziamento. I costi per il Gold Open Access sono coperti dai programmi di finanziamento della ricerca che ne richiedono l'obbligo. Il Platinum o Diamond Open Access è la pubblicazione alle stesse condizioni del Gold Open Access, ma in forma completamente gratuita. Platinum o Diamond sono ad esempio riviste e libri open access realizzati dagli enti di ricerca e dalle società scientifiche che non ti richiedono contributi di pubblicazione. Il 71% delle riviste registrate dalla Directory of Open Access Journals sono Platinum o Diamond. Il Red Open Access, o ibrido, è la pubblicazione a pagamento e alle stesse condizioni del Gold Open Access in riviste in abbonamento che pubblicano ad accesso aperto solo gli articoli per i quali viene pagata una tariffa di pubblicazione. Le riviste ibride comportano una doppia spesa per le istituzioni che sostengono sia le spese di pubblicazione in Open Access che gli abbonamenti. Per scoraggiare questo fenomeno, le principali agenzie di finanziamento della ricerca intendono coprire le spese di pubblicazione dell'open access ibrido solo se la rivista ha aderito agli accordi trasformativi per diventare completamente Gold Open Access. Il Bronze Open Access è la pubblicazione in forma gratuita, ma non libera, esclusivamente sul sito dell'editore. Non si tratta di vero open access, perché l'editore impedisce qualsiasi riutilizzo etico della pubblicazione. Non accettare questa soluzione, soprattutto quando ti viene proposta a pagamento e a fronte della cessione dei diritti d'autore in forma esclusiva, perché ti impedisce di depositarne copia nel repository istituzionale. Il Black Open Access è la disseminazione delle pubblicazioni scientifiche in violazione delle clausole previste dal contratto editoriale sottoscritto. Ad esempio, se hai ceduto in via definitiva ed esclusiva i diritti d'autore all'editore, non puoi condividere la versione editoriale della tua pubblicazione attraverso i network accademici. Ricordati che l'Università di Bologna promuove l'accesso aperto nelle forme Green, Gold e Platinum. Il Green Open Access è obbligatorio mediante il deposito nel repository istituzionale della ricerca. Il Gold Open Access è sostenuto da incentivi e da tariffe agevolate negoziate con gli editori. Il Platinum Open Access è realizzato mediante i servizi della Biblioteca Digitale.